Allora, ragazzi, sono qua dal mio dottore Orazio Cangelosi, che ha in mano l'arma del delitto. Vedete che carina? Cioè, praticamente ha un ago invisibile e noi andremo a fare oggi uno skin boost. Che cos'è lo skin boost? Io faccio la figa, ma me l'ha spiegato lui. Praticamente andremo a rivitalizzare tutta la parte del décolleté, del collo, si utilizzano anche per il viso, sono delle vitamine che renderanno la pelle tonica, luminosa e quindi non sembreremo più delle vecchiacce, vero? Esatto. Non so, adesso vedremo che cosa fa, se vogliamo iniziare così faccio vedere anche che magari la tecnica è indolore, e poi no? Si fa con questo aghetto che praticamente è assolutamente indolore, andiamo a mettere questo biorivitalizzante a livello molto superficiale, la pelle in qualche giorno sarà luminosissima, tonica e soprattutto molto compatta. Quindi quando guardate le mie storie in futuro mettetevi gli occhiali da sole. Sono diventata troppo fitness girl, troppo ginnica. Mo mi cucino questi begli hamburger verdi, ragazzi, li consiglio a tutti. Se volete stare a dieta fanno talmente schifo che voi dimagrirete perché preferirete non mangiarli. E stasera li cucino anche a Umberto, per questo mi sono vestita così, così non mi potrà dire niente. Poi un altro consiglio che vi voglio dare, ragazzi, che io lo sto proprio facendo seriamente adesso, sono le cose di Fit Via per dimagrire. Allora, guardate che siete tremendi, eh? Allora, io faccio i video, voi non è che ascoltate quello che dico io, guardate me, no, guardate il backstage. Ogni volta dove hai comprato le lenzuola, dove hai preso il chiodino per attaccare il quadro, cioè delle cose che... Comunque, allora, dove ho preso le lenzuola, la trapunta, ve lo dico, perché io le prendo tutte da loro, da Home & Lingerie, e mi sono ordinata questa che è proprio una trapunta, non è un copripiumino, ragazzi, è una trapunta effetto marmo, con le federe e lenzuola. No, vabbè, ragazzi, io stavo diventando matta perché continuano ad arrivarmi i pacchi, e non capivo perché mi arrivavano cose a nome mio che non avevo ordinato, no? Tipo questo, che mi piace un botto, grazie! Avete preso l'indirizzo, siete stati furbi. Allora, ragazzi, si accetta tutto. Poi se non volete fare pacchi ingombranti, vanno bene anche buste, cioè con i soldi dentro, che è più piccola, capito, la busta. Io accetto tutto, faccio i ringraziamenti proprio pubblici, grazie.